progetto coraggioso, ma d'altronde il coraggio è un po' nel DNA dei Decibel. Un po' di anni fa presentare il punk in Italia è stata veramente una scelta audace perché in Italia ancora imperava la canzonetta all'italiana. E allo stesso modo presentare oggi dei brani rock in versione solo pianoforte riveste la stessa dose di audacia. E per me è stato facile per alcuni brani che erano nati già per pianoforte, per altri ho dovuto adattarli a quelle che erano le esigenze musicali di uno strumento importante come il pianoforte. Infatti, è assolutamente un atto di coraggio perché oggi come oggi la musica in circolazione è tutt'altra, c'è un grande reggaeton, trap, rap e quant'altro. Però a un certo punto bisogna anche suonare e proporre quello che piace. E sicuramente una rivisitazione di brani nati come New Wave e Punk per pianoforte è una scelta che si fa per passione, assolutamente. Dunque, non è stato facile scegliere le tracce perché i Decibel hanno ormai all'attivo qualcosa come 5-6 album, quindi ho dovuto pescare da album differenti. Ma Divo da Re era un must perché è uno dei brani a cui sono più affezionato, essendo il primo brano che ho scritto con Enrico nei lontani anni 70. E fino a Buonanotte, che è il brano di chiusura dell'album L'Anticristo. Quindi ho cercato di non tralasciare nulla, pur avendo un limite di una dozzina di brani, e andare a pescare brani da ogni singolo album dei Decibel. Beh, dunque, alcuni brani sono nati per pianoforte, quindi la mia versione di Contessa certamente è differente da quella cantata, ma si rifà quella linea. Su altri brani invece l'impronta del pianoforte è molto più rilevante e d'altronde è uno strumento che dà un'atmosfera diversa ad ogni brano che tocca. Quindi anche un brano molto rock o punk rivisto per pianoforte prende tutta un'altra direzione, secondo me molto interessante. Ma ci sono brani che risalgono appunto agli anni 70. Brani che però abbiamo utilizzato ancora nelle recenti tournée del 2017 e del 2018, quindi in effetti non si sente l'odore di naftalina. Sono brani che abbiamo utilizzato dal vivo, li abbiamo riregistrati, abbiamo registrato anche un album live con alcuni di questi brani. Quindi nessun brano è rimasto nel cassetto e poi è uscito improvvisamente. Su tutti c'è stata un'elaborazione comune come Decibel e poi una rielaborazione mia come rivisitazione al pianoforte. Secondo me, My Acid Queen è un brano molto dark che si rifà a un clima Cure o quant'altro. Probabilmente è uno dei brani più attuali di tutta la serie di brani registrati. Ma all'arte si chiede sempre qualcosa di diverso, nel senso che l'arte è sempre fondamentale per uscire dalla quotidianità ed entrare in un mondo ideale. E la musica, diciamo, non rifugge da tutto questo. La musica in questo periodo è fondamentale, prima di tutto perché ne abbiamo ascoltata di più restando a casa, e poi perché in ogni caso è il mezzo per socializzare e per vedersi all'esterno per eccellenza. In questo periodo così difficile per la musica, l'idea di suonare solo col pianoforte tutto sommato rende più semplice il fatto di suonare dal vivo, mentre per uscire come Decibel abbiamo bisogno di un bilico con strumenti, con tecnici, scaricatori e quant'altro. Per suonare in piccole location con un pianoforte tutto sommato è sufficiente noleggiare un piano a coda o anche a mezza coda. Quindi probabilmente le situazioni sono più alla portata che non come band dai grandi costi e dai grandi mezzi di trasferimento. Ma io l'ho scritto anche nel booklet all'interno. Spero che il vigore e la passione che circondano questi brani sia trasmesso a chi ascolta. Io premetto, non sono un pianista classico, ci tengo a precisarlo. Io sono nato con Lou Reed, con David Bowie, con Roxy Music e quindi probabilmente questo si sente nei miei brani ed è giusto che si senta perché questo è un approccio diverso alla musica new wave e punk.